Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è lunedì 25 di gennaio del 2021 e noi continueremo nel nostro cammino, nella lettura della parola di Dio. Questa mattina noi continueremo a leggere il libro della Genesi, noi leggeremo il capitolo 31 e 32 fino al versetto 21. Genesi capitolo 31. Giacobbe sentì che i figli di Labano dicevano: Giacobbe ha preso tutto quello che era di nostro padre, e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza. Giacobbe osservò pure che il volto di Labano e vide che non era più verso di lui quello di prima. Il Signore disse a Giacobbe: Torna al paese dei tuoi padri, dai tuoi parenti, e io sarò con te. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso il suo gregge. E disse loro: Io vedo che il volto di vostro padre non è più verso di me, quello di prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. Voi sapete che io ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario 10 volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Quando egli diceva: I macchiati saranno il tuo salario, tutto il gregge filiava agnelli macchiati. Quando diceva: Gli striati saranno il tuo salario, tutto il gregge filiava agnelli striati. Così Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e lo ha dato a me. Una volta, quando le pecore entravano in calore, io alzai gli occhi e vidi in sogno che i maschi che montavano le femmine erano striati, macchiati o chiazzati. L'angelo di Dio mi disse nel sogno: Giacobbe. Io risposi: Eccomi. L'angelo disse: Alza ora gli occhi e guarda. Tutti i maschi che montano le femmine sono striati, macchiati o chiazzati, perché ho visto tutto quello che Labano ti fa. Io sono il Dio di Betel, dove tu versasti dell'olio su una pietra commemorativa e facesti un voto. Ora alzati, parti da questo paese e torna al tuo paese natio. Rachele e Lea gli risposero: Abbiamo forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre? Non ci ha forse trattate da straniere quando ci ha vendute e ha per di più divorato il nostro denaro? Tutte le ricchezze che Dio ha tolte a nostro padre sono nostre e dei nostri figli. Fa dunque tutto quello che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò, mise i suoi figli e le sue mogli sui camelli e portò via tutto il bestiame, il suo bestiame, tutti i beni che si era procurato, il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padan Aran per andarsene da suo padre Isacco nel paese di Canaan. Or, mentre Labano se ne era andato a tosare le sue pecore, Rachele rubò gli idoli di suo padre. Giacobbe ingannò Labano, l'arameo, perché non gli disse che stava per fuggire. Così se ne fuggì con tutto quello che aveva, si levò, passò il fiume e si dirisse verso il monte di Galaad. Il terzo giorno avvertirono Labano che Giacobbe era fuggito. Allora egli prese con sé i suoi fratelli lo inseguì per 7 giornate di cammino e lo raggiunse al monte di Galaad. Ma Dio venne da Labano, l'arameo, di notte in un sogno e gli disse: Guardati dal parlare a Giacobbe, né in bene né in male. Labano dunque raggiunse Giacobbe. Giacobbe aveva piantato la sua tenda sul monte. Anche Labano e i suoi fratelli avevano piantato le loro sul monte di Galaad. Allora Labano disse a Giacobbe: Che hai fatto? Mi hai ingannato e portato via le mie figlie come prigionieri di guerra? Perché sei fuggito di nascosto e mi hai ingannato e non mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con gioia e canti al suono di timpano e di cetra.
e non mi hai neppure permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Tu hai agito da stolto. Ora è in mio potere di farvi del male, ma il Dio del vostro padre mi parlò la notte scorsa dicendo: guardati dal parlare a Giacobbe né in bene né in male. Ora, certo, te ne sei andato poiché avevi nostalgia della casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dèi? Giacobbe rispose a Labano: avevo paura perché mi son detto che mi avresti tolto con la forza le tue figlie. Ma chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, egli deve morire. In presenza dei nostri fratelli, riscontra tutto ciò che è tuo fra le cose mie e prendilo. Giacobbe ignorava che Rachele avesse rubato gli idoli. Labano dunque entrò nella tenda di Giacobbe, nella tenda di Lea e nella tenda delle due serve, ma non trovò nulla. Uscito dalla tenda di Lea, entrò nella tenda di Rachele. Ora, Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello e si era seduta sopra quelli. Labano frugò tutta la tenda e non trovò nulla. Lei disse a suo padre: il mio signore non si adire se io non posso alzarmi davanti a te, perché io ho le solite ricorrenze delle donne. Egli cercò, ma non trovò gli idoli. Allora Giacobbe si adirò e si mise a litigare con Labano dicendo: qual è il mio delitto e qual è il mio peccato perché tu mi abbia inseguito con tanto ardore? Tu hai frugato tutta la mia roba, che hai trovato di tutta la roba di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi fratelli e giudicano loro tra noi due. Ecco, sono stato con te 20 anni. Le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non ti ho mai portato una bestia sbranata, né ho subito il danno io. Ne ho subito il danno io. Tu mi chiedevi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo. Il sonno fuggiva dagli miei occhi. Ecco, 20 anni che sono in casa tua, ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per le tue pecore, e tu hai modificato il mio salario 10 volte. Se il Dio di mio padre, il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la notte scorsa ha pronunciato la sua sentenza. Labano rispose a Giacobbe dicendo: queste figlie sono mie figlie. Questi figli sono i miei figli, queste pecore sono pecore mie, e tutto quel che vedi è mio. E che posso fare io oggi a queste mie figlie e ai figli che essi hanno partorito? Or dunque vieni, facciamo un patto fra me e te, ed esso serva di testimonianza fra me e te. Giacobbe prese una pietra e la eresse come pietra commemorativa. Giacobbe disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. Essi presero delle pietre e ne fecero un mucchio e presso il mucchio mangiarono. Labano chiamò quel mucchio Legar Saaduta e Giacobbe lo chiamò Galed. Labano disse: questo mucchio è oggi testimone fra me e te, perciò fu chiamato Galed. E anche Mispa, perché Labano disse: il Signore tenga l'occhio su di me e su di te quando non ci vedremo l'un l'altro. Se tu maltratti le mie figlie, se tu prendi altre mogli oltre alle mie figlie, non un uomo sarà con noi, ma la bada, Dio sarà testimone fra me e te. Labano disse ancora a Giacobbe: ecco, questo mucchio è la pietra commemorativa che ho eretta fra me e te. Sia questo mucchio testimone, sia questa pietra commemorativa testimone che io non passerò oltre il mucchio per andare da te, e che tu non passerai oltre questo mucchio, e che questa pietra commemorativa per fare del male. Il Dio di Abramo,
il Dio di Naor, il Dio del padre loro, sia giudice tra di noi. Giacobbe giurò per il terrore di Isacco, suo padre. Poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte e invitò i suoi fratelli a mangiare del pane. Essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte. La mattina Labano si alzò di buon'ora, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi Labano se ne andò e tornò in casa sua. Genesi capitolo 32. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. Come Giacobbe gli vide, disse: questo è l'esercito di Dio, e chiamò quel luogo Maanaim. Giacobbe mandò davanti a sé dei messaggeri a Esaù, suo fratello, nel paese di Seir, nella campagna di Edom. E diede loro quest'ordine: direte queste cose a Esaù, mio signore. Così dice il tuo servo Giacobbe: io ho abitato presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Ho bue, asini, pecore, servi e serve. Lo mando a dire al mio signore per trovare grazia ai tuoi occhi. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: siamo andati da tuo fratello Esaù, ed eccolo che ti viene incontro con 400 uomini. Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia, divise in due schiere le gente e le gregge, gli armenti e i cameli che erano con lui, e disse: se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, l'altra che rimane potrà salvarsi. Poi Giacobbe disse: o Dio d'Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore, che tu mi dicesti: torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato a tuo servo, perché quando passai a questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madri né figli. Tu dicesti: certo, io ti farò del bene, ti farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non si può contare. Egli rimase là quella notte e di ciò che possedeva prese di che fare un dono a suo fratello Esaù: 200 capri e 20 becchi, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che allattavano e i loro piccoli, 40 vacche e 10 tori, 20 asine e 10 puledri. Li consegnò ai suoi servi le gregge per gregge separatamente e disse ai suoi servi: passate davanti a me e lasciate qualche intervallo tra gregge e gregge. E diede quest'ordine al primo: quando mio fratello Esaù ti incontrerà e ti chiederà di chi sei, dove vai, a chi appartiene questo gregge che va davanti a te, al tuo servo Giacobbe è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso viene dietro di noi. Diede lo stesso ordine al secondo, al terzo e a tutti quelli che seguivano le gregge, dicendo: in questo modo parlerete a Esaù quando lo troverete. E ancora, e direte: ecco il tuo servo Giacobbe, egli stesso viene dietro a noi, perché diceva: io lo placherò con il dono di me precede e dopo soltanto mi presenterò a lui. Forse mi darà la buona accoglienza. Versetto 21. Così il dono andò davanti a lui ed egli stesso passò la notte nell'accampamento.
parola del nostro Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Noi continueremo a leggere la parola del Signore. Io prego che il Signore possa benedire la tua vita e noi possiamo continuare in questo cammino di parola di Dio. Mandami anche le tue richieste di preghiera tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino, Alba Nuova, Potenza nella preghiera. Che il Signore ti benedica nel nome di Gesù.